Ciao bellezze, allora eccomi tornata con un nuovo video. Spero che questo video si veda decentemente. E allora, in questo video voglio mostrarvi come decorare un'agenda semplice ad anelli a spirale. Come voi ben sapete, se chi mi segue da un po' di tempo sa benissimo che io ho creato un'agenda per il 2016, che è questa qui, fatta in casa da me, e vi lascio nell'info box tutti i video per realizzarla passo per passo. Quindi troverete tutto nell'info box. Nell'ultimo rack dell'incontro cartopazze ho pescato questa agenda qui, che è una semplicissima agenda. Poi farò un video a parte su tutte le agende che ho e l'uso che ne farò. E appunto ha elastico. È comoda perché comunque sia è una giornaliera, e per giornaliera intendiamo che su una pagina abbiamo un giorno, mentre settimanale su due pagine 7 giorni su due pagine. Il mensile invece qua lo abbiamo ogni mese diviso su due pagine o anche su una pagina. Questa qui è una giornaliera. Allora, inizialmente ho fatto scrivere alla ragazza che ha preparato il rack una dedica. Alla prima pagina ho applicato, come vedete, questo washi, però di questo ve ne parlerò magari più avanti, quando farò il video su come lo utilizzo. Intanto stavo decorando un pochettino qualche pagina così, mentre il cellulare squilla, che è una bellezza. E nulla, volevo decorarla insieme a voi, visto che io il 4 riprendo il doposcuola, perché chi mi segue, conosce, sa, io il qua il faccio dopo scuola ai bambini anche, e quindi voglio decorare questa pagina in modo divertente. Allora, questo è un washi che ho scambiato con una ragazza, carinissimo, ed è rosa e tipo fucsia, ma non proprio, e lo vado a mettere sui lati. Mi dispiace che non posso mettere una musichina carina, carina, come fanno tutte quante, perché sinceramente in questo momento non so come farlo, però mi piace molto questo tipo di decorazione, ossia mettere ai lati questo scotch che essenzialmente è uno scotch di carta, e vado a tagliarlo con la forbice. Ecco qui, fatta la mia paginetta. Qui ho usato questo tipo di decorazione, mentre nell'agenda che ho fatto in casa vedrete che ho utilizzato un altro tipo di decorazione. Adesso, fatto questo, qui volevo prendere un washi slim, sarebbero quelli più sottili. Poi magari, se volete, faccio qualche video sullo specifico dei washi e altro. Volevo fare innanzitutto un bel fiocco qui sotto, per quanto riguarda il primo gennaio, ma anche farlo al lato non mi dispiaceva. Ci devo pensare. Questo intanto è un punch, penso si chiami punch, della comprata alla Lidl, che è questo marchingegno che va messo qui. Premete, vi ho fatto anche una recensione, sempre vi lascio il link nel box informazioni. Allora, volevo andare a creare con voi una pagina da inserire all'interno dell'agenda spirale. Molto spesso si pensa che non si può inserire pagine, non si possono inserire cose, è più complicato. Allora, cosa andiamo a fare? Prendo il mio fogliettino e prendo una forbice decorata e vado a decorarmi appunto il fogliettino. In questo caso qui su l'ho fatto un po' più lungo il foglietto, se lo tagli anche dritto magari, ecco qui, perché qui su voglio andare a scriverci i buoni propositi per il 2016, difficili da mantenere, ma si spera di riuscirci. Quindi, che succede? Prendo con una penna a piuma, vado a segnarmi i vari punti dove forare, ovviamente cercando di essere il più precisa possibile e ad una certa distanza. Ok.
Vado a sistemare un pochino questo lato qui che è un pochino storto. Cerco una sistemazione abbastanza. Ecco qui. E con la foratrice, che io in questo momento non trovo la mia anfora, purtroppo. L'avevo comprata, ma non la trovo più, perfetto. Normale amministrazione. Vado a forare appunto il mio fogliettino. E facciamo i fori per tutto il perimetro del foglio, come vedete. Continuiamo così fino alla fine. Fatto questo, che andiamo a fare? Andiamo a fare dei piccoli tagli dove sono i buchi. Quindi con la forbice andiamo a bucare l'anello creato. Il buco creato, scusatemi. In questo modo, semplicemente. Andiamo a fare dei taglietti e andiamo a inserire il foglio all'interno della nostra spirale. In questo modo. Come vedete, non c'è alcun problema nell'infilare un foglio e come vedete non viene via semplicemente, quindi un ottimo metodo. Quindi si possono fare anche dei semplici divisori. In questo caso possiamo anche andare a forare una bustina di queste qui per inserire materiale o qualsiasi cosa. Io ad esempio qui vedo che andrò a crearmi un bellissimo tab, però questo ovviamente sarà un video a parte. Intanto insieme vorrei andare sempre ad inserire uno di questi foglietti qui. Quindi con lo stesso metodo vado a prendere le misure. Ok, anche se penso di inserirlo, credo qui, mi sa, perché tanto bene o male credo che qui coprirò con per creare una dashboard. Ok, e vado con la penna sempre a tracciarmi i miei puntini. Cercate di essere abbastanza precise e vado a crearmi i miei puntini tranquillamente. Se voi avete una foratrice singola fate molto molto più presto di me. Ci vediamo appena ho forato anche questi. Forata questa plastica, come vedete sarà un po' più rigida, quindi semplicemente la forma è fatta, quindi vado con una penna a bucare un pochettino gli spazi che comunque sia ci sono. Quindi molto semplicemente, magari non con l'agenda sotto, altrimenti ci sporchiamo tutta la pagina e non è un bel vedere, sinceramente. Vado a forare le mie pagine. Ok. Fatto questo, come al solito, vado a tappare i soliti tagliettini. Sicuramente è un metodo molto 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 più difficile. Non dico difficile, diciamo più lungo di un semplice buco per la Filofax o per un'agenda qualsiasi ad anelli. Io purtroppo solo ho utilizzato la Filofax fino ad ora, quindi non so dirvi, però comunque ci proviamo. A tutto c'è rimedio, quindi vado a inserire semplicemente il mio. Cercate, visionate che tutti i fori siano aperti perché altrimenti sarà un casino infilarli una volta che comunque sia. Ecco qui, ecco qui. Ok, fatto questo, andiamo a inserirli semplicemente. Io purtroppo ho anche un po' le unghie lunghe, quindi ecco qui. Perfetto.
Perfetto. Olì, inserita anche questa. Ovviamente non è perfettamente fissa perché alcuni fori sono rimasti comunque sia pieni col cerchietto, quindi ecco, trovo un po' più di difficoltà. Però intanto io il mio bellissimo porta tutto con la spirale. Ecco qui. Carinissimo, un sistema economico, principalmente quello. Ecco qui. Molto molto semplice da fare. Ovviamente poi ragazzi dovete anche un po' aggiustarvelo e poi pian piano fare la forma, si sa. E nulla, io penso che come primo tutorial su come decorare questo tipo di agenda, vedete, sembra un foglio normalissimo, nessuno va a pensare che si può togliere e mettere. Ecco qui. Mi piace tantissimo, ragazze. Io penso che nel prossimo video vedremo come creare appunto un tab per questa agenda. Quindi, se il video ti è piaciuto, metti un mi piace, seguimi, iscriviti e fammi sapere cosa ne pensi. Un bacio, ciao!